Maurizio Ferla, ingegnere idraulico, dirigente responsabile del Centro Nazionale per la Protezione della Fascia Costiera, la Climatologia Marina e l'Oceanografia Operativa di Ispra. Da moltissimi anni professionalmente a diretto contatto con la Laguna di Venezia e immagino piuttosto informato sugli aspetti tecnici del sistema MOSE riguardo alla sua ipotizzata efficacia ed efficienza rispetto al tema della difesa di Venezia. Ingegner Ferla, qual è la sua opinione tecnico-scientifica e quindi anche l'opinione dell'ente ISPRA in cui è dirigente in merito a questa opera che nel bene e nel male continua a far parlare di sé? Ma il MOSE è l'unica opera che abbiamo oggi a disposizione per fermare le alte maree eccezionali fuori dalla Laguna di Venezia. Quindi è bene che entri in esercizio quanto prima per evitare che si possano ripetere episodi come quelli che abbiamo vissuto un paio di settimane fa. Resta il fatto che restano impregiudicate alcune perplessità che già erano sollevate al tempo della valutazione di impatto ambientale circa 20 anni fa, per esempio rispetto alla sua efficacia ai scenari, nei riguardi agli scenari di innalzamento del livello medio mare. I progettisti hanno sempre sostenuto che l'opera è progettata per resistere a dislivelli anche di 2-3 metri fra mare e laguna. Quello che invece lascia perplesso non è questo aspetto, quanto la frequenza, cioè la numerosità diciamo, di eventi che da qui ai prossimi 20, 30, 50 anni si possono verificare, quindi perché quello che noi vediamo è un incremento di questi episodi e quindi conseguentemente un incremento dell'operatività di questo sistema. Monitoraggio, previsione e allertamento sono fasi importanti e complesse nella gestione di un territorio in caso di alluvione. Sempre parlando della Laguna di Venezia, riguardo alla fase dell'allertamento, quale ruolo ha l'ISPRA in caso di eventi estremi come quelli che si sono verificati ad esempio nel mese di novembre di quest'anno e come parlare del MOSE in questa contingenza? Il tema del monitoraggio, previsione e allertamento è un tema assai delicato ed importante e che dal punto di vista istituzionale è ben inquadrato in quello che è il Codice Nazionale della Protezione Civile. I soggetti che rispetto al rischio alluvione hanno responsabilità di allertamento sono ben individuati al Codice della Protezione Civile, sono nell'ordine il sindaco e la prima autorità di protezione civile, il presidente della regione e il Presidente del Consiglio dei Ministri. Ciascuno di questi si avvale delle proprie strutture tecniche di competenze che nel caso specifico per Venezia sono il centro maree del Comune di Venezia, nel caso della Regione sono i centri funzionali di protezione civile, nel caso della Presidenza del Consiglio il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Noi come ISPRA, in generale come SNPA, siamo strutture operative di protezione civile e centri di competenza. Quindi il nostro compito è quello, nei casi di emergenza, in tutti i casi di emergenza, scambiare dati e informazioni in queste circostanze. Nel caso specifico degli eventi, della impressionante sequenza di eventi di alta marea eccezionale che hanno colpito la Laguna di Venezia, noi abbiamo potuto svolgere al meglio questa funzione anche grazie al fatto che dal 1 gennaio di quest'anno abbiamo ripristinato il funzionamento delle reti mareografiche, la nazionale e quella dell'Alto Adriatico, che erano ferme, bisogna sottolinearlo, dalla fine del 2014. Ecco, ma quanto era prevedibile la disastrosa marea eccezionale del 12 novembre scorso? Fare previsioni significa avvalersi sostanzialmente in queste circostanze di strumenti modellistici, che sono dei giocattoli assai interessanti, sono degli strumenti di calcolo molto potenti, però vanno presi con attenzione, nel senso che sono in grado di offrire delle indicazioni su quello che è un po' il comportamento delle oscillazioni a livello medio del mare sotto l'effetto delle forze antimeteorologiche, però hanno in sé delle approssimazioni tipiche del fatto che cercano di approssimare il comportamento della natura in un certo senso. E chiaramente l'affidabilità di questi sistemi cresce man mano che ci si avvicina all'evento atteso.
Noi generalmente, ma insomma vale anche per esempio per il Comune di Venezia, le previsioni non vanno mai oltre le 48 ore, 3 giorni come indicazione di tendenza. E quindi questi sono un po' gli orizzonti temporali su cui lavoriamo. E diciamo man mano che queste previsioni, questi modelli giravano, noi avevamo indicazioni del fatto che nella giornata di martedì si potesse verificare un evento importante, ma non indicazioni così importanti da prevedere quel 190 centimetri grosso modo che poi si è verificato. Ma questo perché? Perché c'è stato un elemento di imprevedibilità legato proprio alle variabili meteorologiche che ha fatto sì che sostanzialmente diciamo un giro di vento, un rinforzo di vento che da nord-est è passato verso sud-ovest ha scaricato la parte meridionale della laguna, quindi riversando verso Venezia, verso la zona di Venezia, tutta la parte nord della laguna, una quantità d'acqua impressionante che ha determinato gli effetti, che è stata in qualche modo causa anche di quegli effetti che un po' tutti hanno visto per televisione. I veneziani invece l'hanno vissuto direttamente. Grazie.